Buon pomeriggio a tutti, un ringraziamento e un saluto particolare al professor Indolfi. Io sono la dottoressa Maria Petullà, collaboro con il professor Indolfi all'Università Magna Grecia di Catanzaro, sono una radiologa, nello specifico una cardioradiologa, e oggi ho il piacere e l'onore di presentare il professore Gianluca Pontone, in collegamento dal Centro Cardiologico Monzino di Milano, con il quale ho avuto la fortuna di lavorare, collaborare e soprattutto di imparare. Il professore Gianluca Pontone, direttore dell'unità operativa di cardiorisonanza al Centro Cardiologico Monzino di Milano, è uno dei massimi esperti nazionali e internazionali cardioimaging, quindi cardiotac e cardiorisonanza, ed oggi ci parlerà del ruolo della risonanza magnetica nella diagnosi di miocardite. Prego, professore. Ringrazio la dottoressa Petullà per questa generosa introduzione ed è per me un vero piacere condividere con voi quella che è l'esperienza e il ruolo ormai sempre più centrale che la risonanza magnetica cardiaca sta rivestendo in generale in numerosi contesti clinici patologici in cardiologia e nella fattispecie quest'oggi parleremo del ruolo della risonanza nell'ambito delle miocarditi. È necessario fare ovviamente un minimo di background, un minimo di introduzione, di cappello introduttivo su quello che è lo scenario clinico di cui stiamo discutendo. Si è soliti parlare di miocarditi, ma in realtà, la diagnosi di miocardite è una delle più difficili da eseguire nella pratica clinica ed è più corretto parlare di, troponinosi, perché, i pazienti non si presentano ovviamente con una diagnosi fatta di miocardite, ma nella maggior parte dei casi si presentano con un setting di sintomi clinici che sono accomunati quasi sempre dalla, presenza di alterazioni solitamente non particolarmente marcate dei marker di miocardionecrosi nello specifico della troponina, sia quella standard che quella ad alta sensibilità. Ed è in questo contesto che ovviamente uno dei primi step diagnostici è l'esclusione della malattia coronarica e quando questa viene esclusa, quindi non siamo di fronte a un movimento enzimatico correlato a una patologia del circolo coronarico, siamo nel contesto appunto della troponinosi o anche oggi più meglio codificata con il termine di Minocca. Bene, è interessante notare che se noi prendiamo pazienti consecutivi che hanno avuto alterazione degli enzimi cardiaci e che non hanno una diagnosi di cardiopatia ischemica, questi pazienti costituiscono un enorme dilemma diagnostico perché dietro questo tipo di pazienti ci sono tre pattern patologici completamente diversi che sono quello ischemico, ovviamente, che è quello più scontato, ma c'è quello infettivo e c'è quello infiammatorio. Ed è importante distinguere questi tre setting, perché ciascuno di questi setting ha delle strategie terapeutiche associate che sono diverse, talvolta diametralmente diverse. Bene, se noi immaginiamo di fare la risonanza a tappeto a tutti i pazienti che si presentano con questo quadro, movimento enzimatico, assenza di malattia coronarica, quello che possiamo andare a vedere in maniera molto importante è che nella maggior parte dei casi siamo di fronte a delle miocarditi. In base ai registri utilizzati usciamo dal 30 al 50%. Ciò che è interessante notare è che, nonostante le coronarie risultano essere pulite, una percentuale non trascurabile di pazienti ha comunque le features dell'infarto miocardico, quindi della cardiopatia ischemica. Quindi in questo contesto la risonanza non va solo richiesta perché c'è il sospetto legittimo di una miocardite, ma anche perché potremmo essere di fronte a una cardiopatia ischemica nonostante le coronarie risultino essere totalmente normali. È interessante notare che in questo setting clinico un terzo dei pazienti ha una risonanza magnetica completamente normale. Questo dato è molto importante da spendere da un punto di vista clinico perché se è vero che la diagnosi è negativa e quindi noi non siamo in grado di dare un nome o un cognome alla patologia che ha determinato quel movimento enzimatico, dobbiamo tuttavia rilevare che la presenza di una risonanza magnetica cardiaca negativa è associata a una prognosi eccellente, quindi anche il dato di risonanza negativa è un dato clinicamente spendibile. Sulla scorta di questi dati, successivi registri si sono susseguiti per cercare di capire chi sono questi pazienti con movimento enzimatico e assenza di malattia coronarica. E tutti si muovono più o meno nella stessa direzione. Guardate, questo registro su più di 1.000 casi, abbiamo un quarto dei pazienti che hanno la miocardite, un quarto dei pazienti hanno ancora la cardiopatia ischemica, un quarto dei pazienti hanno ad esempio un processo pericarditico che, come sapete, si sovrappone molto bene con quello che è il quadro della miocardite. Ora, andiamo quindi alla miocardite, quello di cui vogliamo discutere. È un processo infiammatorio del miocardio, riconosce sia un'eziologia di tipo virale, sia un'eziologia di tipo autoimmune. Talvolta i due elementi possono avere un overlapping in termini di meccanismo che la determinano.
Quello che è certo è che la miocardite riconosce tre fasi fondamentali nella sua storia clinica, che è quella della proliferazione dell'agente eziologico, che determina una risposta infiammatoria immunologica, che determina come terzo step un rimodellamento miocardico, nonché quella che è una fibrosi in certa quota di pazienti. Bene, dal punto di vista clinico si può presentare in tre forme principali. I pazienti che si presentano con segni e sintomi di scompenso cardiaco, i pazienti che si presentano sotto forma di quadro coronarico, come se avessero avuto un'ischemia cardiaca, il terzo quadro è quelli che hanno una presentazione di tipo aritmico, cioè non sono scompensati, non ci sono segni ECG di sindrome coronarica, ma hanno di fatto aritmie, talvolta anche aritmie maggiori ed estremamente pericolose per la vita del paziente. Bene, in questo scenario clinico cerchiamo di capire come la risonanza ci può aiutare per la diagnosi clinica di per la diagnosi strumentale di miocardite. Allora, noi dobbiamo tenere presente una cosa. Quando noi abbiamo una miocardite acuta, quindi partiamo dalle miocardite acute, ci sono tre elementi fondamentali della storia clinica della miocardite. Quella che è la fase iperemica, la vasodilatazione. Ogni processo infettivo infiammatorio passa attraverso una fase iperemica di vasodilatazione. Questo è importante perché è uno dei discrimini principali tra la miocardite che ha una fase iperemica, e ad esempio la sindrome coronarica, che di fatto invece ha una fase ipoemica, perché ha ovviamente una stenosi coronarica. L'altro elemento è quello dell'edema. La fase iperemica determina l'edema miocardico, e poi quando risulta esserci un rupture della struttura microvascolare, si ha quelli che sono i processi di fibrotizzazione del miocardio. Questi tre elementi peculiari delle miocarditi sono tutti ben identificabili da tre tecniche di risonanza che andremo adesso ad identificare una per una. Partiamo dalla prima. Come facciamo a identificare l'edema in risonanza cardiaca? La sequenza utilizzata è quella della triple inversion recovery, così definita perché è una sequenza caratterizzata da un triplo impulso di inversione che, senza andare nel dettaglio della sequenza, perché ovviamente questa non è una presentazione tecnica, fondamentalmente fa due cose. Fa annullare il segnale del sangue, per cui la cavità del sangue risulta essere nera, e inoltre fa annullare il segnale del tessuto adiposo, che sennò altrimenti apparirebbe come un segnale chiaro, bright. Questo è importante perché se noi annulliamo tutte le strutture che possono dare iperintensità di segnale, l'unica cosa bianca che riusciremo a identificare nel miocardio saranno strutture caratterizzate da un'elevata quantità di protoni, che è fondamentalmente l'acqua. E vedete questa immagine, giusto per chiarire il concetto, un asse corto del ventricolo di sinistra, si individua molto bene una zona di iperintensità di segnale del setto anteriore, lì c'è una componente edematosa spiccata, nella fattispecie qui dovuta a una verosimile eziologia di tipo ischemico. Per gli amanti di tecnica radiologica, se volete, vi potete, come dire, vedere con calma i dettagli della sequenza, non mi dilungherò, ma questa è come è disegnata la sequenza di triple inversion recovery per ottenere, come vi dicevo, le immagini dell'edema. Come deve essere fatta questa immagine? Deve essere un'immagine T2 pesata per esaltare le proprietà dell'acqua, è un'immagine a secco, quindi senza somministrazione di mezzo di contrasto. La fettina che andiamo a vedere deve essere fatta con uno spessore tra gli 8 e i 10 mm e il readout, cioè la lettura del segnale, l'acquisizione, deve essere eseguita in fase mid-diastolic, quindi più o meno nella fase del rilasciamento isovolumetrico del ventricolo di sinistra. Bene, qual è l'accuratezza della detezione dell'edema nelle miocarditi? Allora, voi dovete tenere presente che quello che si tende di fatto a fare solitamente è la misura dell'intensità di segnale laddove c'è l'edema rapportata a quella che è l'intensità di segnale del muscolo scheletrico preso in un qualsiasi segmento del corpo. Perché ci si aspetta che il muscolo abbia sempre la stessa intensità di segnale. Se un muscolo è interessato da edema, la sua intensità di segnale aumenta, il muscolo diventa bright, bianco, e quindi ovviamente questo rapporto va a crescere. Se questo rapporto supera un cutoff di 1.9, abbiamo una sensibilità e una specificità dell'84% e del 74% per fare diagnosi di componente edematosa inverosimile e miocardite. La seconda componente è quella della fase iperemica. Dobbiamo vedere se c'è una componente iperemica. La sequenza utilizzata in questo contesto è la sequenza del double inversion recovery, le sequenze a doppio impulso di inversione, dove anche in questo caso il sangue all'interno della cavità è nero.
Perché queste sono importanti? Perché noi possiamo pesarle in T1, che significa utilizzare delle sequenze che esaltano le proprietà del contrasto. Perché ci serve esaltare le proprietà del contrasto per fare diagnosi di iperemia miocardica? Il concetto è molto semplice. Questo è un asse lungo del ventricolo di sinistra, in cui andiamo a fare, con la sequenza double inversion recovery T1 pesata, in cui misuriamo una certa intensità di segnale del muscolo. Poi somministriamo contrasto e ripetiamo in pratica la stessa sequenza. Laddove il contrasto si accumulerà in fase precoce, molto, perché c'è una fase iperemica, il T1, il tempo T1 di rilassamento T1 del miocardio si accorcia. E quindi fondamentalmente si ha un incremento dell'intensità di segnale notevole. E quindi se noi andiamo a fare il rapporto tra il segnale qui, dopo contrasto, il segnale qui, prima del contrasto, se questo rapporto supera il cutoff di qua, abbiamo una sensibilità e una specificità rispettivamente dell'80% e del 73% per fare diagnosi di miocardite. Dopo l'iperemia e dopo l'edema, il terzo elemento per la diagnosi di miocardite è la identificazione di quello che in pratica è la fibrosi, passatemi il termine, sarebbe il late enhancement, ma che gergalmente viene spesso definito come fibrosi, anche se da un punto di vista istologico questa equivalenza non è corretta. In cosa consiste questa tecnica? Molto semplicemente, noi somministriamo mezzo di contrasto e poi andiamo ad acquisire delle immagini 10 minuti successivamente alla somministrazione del mezzo di contrasto con un obiettivo ben preciso. Nel miocardio sano il contrasto si raggiunge il distretto e poi rapidamente subisce un fenomeno di washout, va via. Nelle zone patologiche il mezzo di contrasto arriva molto più lentamente, molto più tardi, e poi rimane nella zona patologica per un tempo molto più lungo perché il washout è estremamente lento. Questo fa sì che se noi andiamo ad acquisire delle immagini a 10 minuti dalla somministrazione del contrasto, il tessuto sano sarà privo di contrasto, nero, il tessuto patologico sarà pieno di contrasto, bright, luminoso. Questo perché ci è utile? Perché ovviamente il late enhancement, la identificazione di un danno fibrotico permanente da parte del processo miocarditico, è un elemento estremamente utile per la diagnosi. Se andiamo a vedere però qual è la sua performance, notiamo una cosa molto importante. La sensibilità è molto alta, è 100%, ma la specificità, scusate, invertito nella presentazione, la specificità è molto alta, 100%, ma la sensibilità è molto bassa, 44%. Questo perché? Perché qualcuno può avere una miocardite, ma la miocardite non necessariamente rilascia danni permanenti, quindi non necessariamente determina un fenomeno di late enhancement, soprattutto in fase non acuta. E quindi di conseguenza l'assenza di un late enhancement non può escludere con certezza il fatto che un paziente abbia avuto una miocardite. Uno dei punti centrali dal punto di vista tecnico su cui bisogna andare a discutere è però come andiamo a misurare il late enhancement. Allora, guardate questa immagine asse corto del ventricolo di sinistra. Il tessuto patologico è quello nero, il tessuto sano è quello nero, il tessuto patologico è quello bianco che vedete. In pratica noi lo distinguiamo perché il tessuto sano ha un'intensità di segnale molto più bassa rispetto al tessuto patologico che è bright e quindi ha un'intensità di segnale molto più alta. Ora, noi possiamo definire late enhancement con diversi livelli di soglia, ad esempio come la zona che ha un'intensità di segnale che supera le due deviazioni standard rispetto al miocardio remoto, oppure le tre deviazioni standard fino alle 7 deviazioni standard. Oppure possiamo utilizzare una tecnica diversa, non entro nei dettagli su come si misura, che è la tecnica del full white half maximum, che a sua volta misura in altro modo il late enhancement. Potete notare che in base alla soglia che noi decidiamo, la quantità di fibrosi che andiamo a misurare è sensibilmente differente, quindi il metodo influenza ciò che andiamo a misurare. E se andiamo a vedere perfettamente i valori, potete vedere che se usiamo la soglia più aggressiva, chiamiamola così, due deviazioni standard, identifichiamo il massimo di fibrosi. Ma man mano che aumentiamo le deviazioni standard, la fibrosi va a decrescere. Ciò significa che qui siamo molto sensibili e poco specifici e qui andiamo progressivamente a perdere di sensibilità e a guadagnare di specificità. La tecnica del full white e half maximum qui invece sembra raggiungere il miglior compromesso tra sensibilità e specificità e questo concetto è ben identificato qui. Variabilità intra-interoperatore potete facilmente vedere che è decisamente competitiva. C'è una tecnica con un buon compromesso tra sensibilità e specificità al tempo stesso, è molto, ad esempio, più riproducibile
della misurazione dell'eterhancement utilizzando le soglie di due deviazioni standard, ad esempio, e dà una riproducibilità molto vicina alla tecnica che usa le 5 deviazioni standard come soglia. Ora, il punto è, abbiamo diverse tecniche, in base alla soglia che decidiamo misuriamo cose diverse, misuriamo tessuti fibrotici diversi. Qual è quello corretto? Beh, la validazione migliore è quella di correlare queste misurazioni con quello che in pratica sono gli eventi, perché quello che predice meglio gli eventi è la tecnica migliore. E se andiamo a correlare tutte le varie tecniche di misurazione dell'eterhancement con quella che in pratica è agli eventi, la tecnica che predilige, che predice meglio gli eventi, è quella del full white e tough maximum. Questo è importante perché probabilmente quando andiamo a misurare l'eterhancement nelle sospette miocarditi, dobbiamo utilizzare un approccio che è leggermente diverso rispetto a quello comunemente utilizzato nella diagnosi di eterhancement da cicatrice ischemica. A questo punto dobbiamo però cercare di capire come tutti questi elementi si inseriscono e si integrano con le caratteristiche cliniche del soggetto. Questa è un'analisi multivariata con modelli stepwise incrementali per vedere in pratica se mettiamo il eterhancement in vari modelli predittivi qual è la tecnica migliore per predire gli eventi. E potete vedere che il p-value principale è questo, 0.009, lo si ha proprio integrando il eterhancement calcolato con la tecnica di cui vi ho parlato prima, integrata a quelli che sono le classiche variabili cliniche, età, gender, body mass index e funzione sistolica alla presentazione della miocardite. Bene, a questo punto abbiamo chiarito che abbiamo possibilità di identificare l'edema, possiamo identificare la vasodilatazione, possiamo identificare l'eterhancement con qualche differenza rispetto all'eterhancement ischemico. Quale dobbiamo usare o quale combinazione dobbiamo usare? Qui vedete in questo grafico sensibilità, specificità, accuratezza per ciascuna delle tecniche, la tecnica per vedere l'edema, la tecnica per vedere la fibrosi, l'LGE, la tecnica per vedere l'iperemia, e questa è la combinazione di almeno due di questi criteri su tre. Bene, la performance migliore la si ha con due di tre criteri, perché ha l'accuratezza dell'85%, sensibilità del 76%, specificità del 95%. Sulla corta di queste esperienze, nel 2009 fu pubblicato il white paper delle miocarditi che ha codificato gli arcinoti, Lake, Lewis e Kitide. Non mi dilungo sui dettagli, questo concetto l'abbiamo già precedentemente sviscerato. Quello che si evince in questo documento di riferimento è che ancora una volta l'accuratezza diagnostica, 78%, la si ha soddisfando almeno due dei tre criteri di semeiotica in risonanza che abbiamo precedentemente identificato. Quindi, ad esempio, edema più fibrosi, oppure iperemia più edema, oppure, e volendo, iperemia più fibrosi miocardica. Ora, la risonanza non è soltanto utile per la diagnosi, è utile anche perché alcuni dati ci fanno vedere, è in grado di identificare talvolta il dettaglio eziologico, il ceppo virale responsabile della miocardite. Questo è giusto un panel di possibili eziologie virali, quelli molto comuni sono il parvovirus e l'herpes virus. Ebbene, ci sono alcuni pattern di presentazione abbastanza tipici. Per esempio, il parvovirus B19 è più tipicamente associato alla forma classica di eterhancement da miocardite, subepicardica inferolaterale. Questo ad esempio invece è il pattern più tipico per quanto riguarda la forma di herpes virus, cioè il middle wall settale e il subepicardico laterale, quello che si chiama pattern a sandwich. Ebbene, questo è molto suggestivo di una forma di herpes virus. Ok, sembra tutto chiaro, abbiamo una tecnica potentissima, siamo in grado di fare diagnosi, ma ci sono dei problemi, ci sono delle limitazioni, senz'altro sì, qualche considerazione la dobbiamo fare. La prima considerazione che mi sento di fare è quella sulla capacità della risonanza di identificare edema e iperemia nelle miocardite. Allora, il primo punto fondamentale per quanto riguarda la componente, diciamo, dell'edema, quindi le tecniche T2 per identificare l'edema, è che fino adesso noi abbiamo basato la nostra diagnosi sul rapporto di intensità di segnale sul miocardio rispetto all'intensità di segnale del muscolo scheletro. Ma a volte i processi infiammatori sono sistemici e quindi tutto il miocardio e anche i muscoli scheletrici possono essere interessati al processo infiammatorio. E quindi se l'intensità di segnale di entrambi gli stretti sale, il rapporto risulta essere normale e quindi risulta essere non diagnostico. Ancora una volta, l'edema è specifico ma poco sensibile. Secondo elemento, l'iperemia. Ancora una volta, l'iperemia ha un senso se noi abbiamo un'iperemia sistemica dell'intero miocardio. Ma se abbiamo un
iperemia focale, la tecnica di diagnosi dell'iperemia, anche essa stessa, tende ad essere fallace. E cosa dire del late enhancement? Bene, tenete presente che il late enhancement molto spesso, soprattutto nella fase acuta che andiamo a dimostrare, non è un vero e proprio elemento di fibrosi, ma è semplicemente l'espansione del gadolinio nello spazio extracellulare coinvolto dall'edema, che vedendo aumentare il proprio volume per via dell'edema, tende di fatto a dare una sorta di oversizing dell'eventuale late enhancement, e quindi stiamo sovrastimando il late enhancement rispetto al reale fenomeno che sta avvenendo a livello del tessuto. Ed è questo il motivo per cui la biopsia ha un ruolo sicuramente centrale nell'ambito della diagnosi della miocardite, e non discuteremo questo punto in questa presentazione. Dobbiamo però sottolineare che anche la biopsia ha numerosi limiti. Vedete questo paziente con esiti di miocardite in quadro cronico con tutta una distribuzione patch nodulare. Va da sé che in un quadro così variegato fare un prelievo tissutale del miocardio sostanzialmente fa sì che potremmo, se non siamo guidati topograficamente parlando dalla risonanza, potremmo fare dei prelievi in zone totalmente negative, e quindi anche la biopsia potrebbe soffrire di poca sensibilità. Quindi, con tutti i limiti della risonanza, anche se siamo e ci stiamo muovendo in ottica di biopsia, la risonanza è un eccellente tool per guidare anche la strategia bioptica. Bene, questo è il presente, ma che sta diventando passato, perché la diagnosi di ischemia, la diagnosi di miocardite sta subendo un'importante implementazione grazie all'introduzione delle tecniche di analisi quantitativa delle proprietà miocardiche, quello che è comunemente noto come mapping miocardico, mapping T1 e mapping T2. Non c'è il tempo per discutere in dettaglio in cosa consistono queste tecniche, ma volendo semplificare, sono delle tecniche quantitative che consentono di misurare due parametri temporali, i tempi di rilassamento T1 e T2 del miocardio, che sono espressi in millisecondi, hanno dei range molto ben definiti e che sono alterati in caso di processi patologici. Bene, vedete qual è l'accuratezza diagnostica del T1 nativo, che è una tecnica quindi di misurazione del tempo T1 del miocardio senza contrasto nella diagnosi di miocardite, 95%, AUC 95%. Lo stesso vale per il T2, AUC dell'88%. Se vi ricordate i Lake-Lewis criteria che vi ho fatto vedere prima, la diagnosi aveva un'accuratezza diagnostica con i criteri standard intorno al 75-80%. Ciò significa che la sola misurazione del T1 e la sola misurazione del T2 aumentano sensibilmente quello che in pratica è la diagnosi di miocardite rispetto ai criteri standard. Qui vedete i concetti riassunti tra di loro: Lake-Lewis criteria, l'ultima riga, accuratezza diagnostica dell'83%, invece mapping T1 da solo 95%, mapping T2 88%. Quindi vedete che il mapping implementa notevolmente la diagnosi di miocardite. Giusto un esempio per meglio chiarire: questa è un'immagine T2 pesata per l'edema, e la zona bianca che vedete indicata dalla freccia è l'edema. Poi avete l'immagine di late enhancement con la zona di iperintensità di segnale che rappresenta la fibrosi. E poi guardate, immagine di T1 mapping e l'immagine di T2 mapping. Qui vedete a fianco alle immagini la scala colore che indica i tempi di rilassamento T1 e T2. Più vanno verso il colore rosso, più questi tempi sono patologici e si allungano. Bene, vedete chiaramente che laddove c'era la fibrosi e l'edema, i tempi sia di T1 banda rossa che di T2 banda rossa da capo sono allungati. La cosa interessante è che questo è fatto senza contrasto, semplicemente con la risonanza magnetica basale. Ora, se mettiamo insieme le due cose, ovviamente il mapping è estremamente consigliato. Il mapping non solo potenzia la diagnosi in fase acuta, ma distingue molto bene quella che è la fase acuta da una fase cronica. La fase acuta, infatti, come potete vedere, il T1 e il T2, linea rossa e linea blu, hanno un'accuratezza diagnostica nettamente superiore ai criteri di Lake-Lewis, linea arancione. Man mano che la miocardite tende solitamente a cronicizzarsi, il T1 tende a diminuire la sua capacità di diagnosi. Vedete, quadro cronico, linea verde, il T1 si avvicina ai criteri di Lake-Lewis. Chi rimane alto è il T2 mapping, che andrebbe sempre fatto per fare diagnosi differenziale tra esiti di miocardite e invece una miocardite cronica ancora attiva, o meglio una forma subacuta che sta andando verso il quadro di cronicizzazione, ma che è ancora dal punto di vista del processo attivo.
Questo è un classico caso clinico di un paziente con sintomi acuti a sinistra e sintomi cronici a destra. Avete la miocardite acuta, prima colonna, assenza di miocardite e avete, non entriamo nei dettagli, tutta la combinazione delle cose che si possono misurare in risonanza. MEP in T1, MEP in T2, l'edema, ovviamente, l'iperemia e infine il late enhancement con le tecniche PSI. Ora, quando usare il mapping? Ovviamente è altamente consigliato sempre, ma ci sono alcuni setting clinici in cui è particolarmente consigliato. Noi sappiamo che la risonanza, che la miocardite si può presentare in tre forme fondamentali: la forma infarct-like, lo scompenso cardiaco e la forma aritmica. La capacità diagnostica dei criteri di Lake-Lewis di fare diagnosi nelle tre diverse forme non è uguale. Potete vedere in questo lavoro di Marco Francone del gruppo di Roma, JAC 2014, JAC Cardiovascular Imaging 2014, che nelle forme a presentazione ischemica, colonna blu, la diagnosi di miocardite con i criteri di Lake-Lewis è sempre molto alta, mentre i criteri di Lake-Lewis, cioè quelli standard per intenderci, va a decrescere se siamo di fronte a una presentazione tipo cardiomiopatia, colonna arancione, o una presentazione di tipo aritmico. Un esempio, questa è una presentazione infarct-like, vedete edema chiaramente con fibrosi subepicardica, confermata la miocardite. Ma nella presentazione aritmica come questa, il paziente che si presenta con tachicardia ventricolare, potete facilmente vedere che il late enhancement è negativo e anche la sequenza dell'edema. Quindi qui perdiamo dati. Ciò significa che in genere il mapping è sempre consigliato, ma specificatamente diventa importante se siamo di fronte a un sospetto di miocardite a presentazione o aritmica o come sottoforma di scompenso cardiaco, e meno dirimente nelle forme a presentazione ischemica. Tutto questo ha fatto sì che i vecchi criteri di Lake-Lewis siano stati implementati proprio l'anno scorso, nel 2018, con questo upgrade che è stato pubblicato su JACC appunto nel 2018. Cosa ci dice sostanzialmente? Una cosa molto semplice. Gli elementi basali della miocardite, quindi la identificazione dell'edema e del danno miocardico, rimangono. Possono essere misurati con le tecniche standard, le immagini di T2 pesate per l'edema o quelle di late enhancement, ma se negative queste immagini, bisogna tendenzialmente integrare queste informazioni con il T2 mapping per la diagnosi dell'edema e il T1 mapping, l'ECV, cioè l'extracellular volume per la diagnosi di danno, passatemi il termine, fibrotico. Ora, il punto però fondamentale che dobbiamo sottolineare è se l'uso della risonanza nella miocardite è soltanto una tecnica per appassionati, cioè vede molto bene la miocardite, ma di fatto non cambia quello che è l'iter clinico di tutti i giorni. E per fare questo, noi dobbiamo fare una cosa molto semplice: capire qual è il valore addizionale diagnostico della risonanza on top dei criteri clinici che utilizziamo per fare la diagnosi. Questi sono i classici criteri ESC clinici, quindi non strumentali, per fare diagnosi di miocardite. Ebbene, cosa andiamo a vedere? Scusate, si era bloccato. Ok, cosa possiamo andare a vedere? Quando noi andiamo a fare a utilizzare i test clinici di miocardite, quello che possiamo fondamentalmente andare a vedere, a notare, è che il più forte predittore indipendente di miocardite risulta essere la troponina I. Vedete qui il p-value, quindi il movimento della troponina, soprattutto se abbiamo di fronte la troponina ad alta sensibilità. Quello che è interessante notare è che però la troponina I è un parametro che incrementa, ma in maniera spuria. Guardate qui questo confronto. Pazienti che muovono la troponina, in cui facciamo la risonanza e possiamo avere vari scenari. Risonanza negativa, oppure risonanza inconsistente, non fa una diagnosi, oppure diagnosi di miocardite o diagnosi di ischemia, oppure quella che in pratica è la diagnosi di oppure altre diagnosi. Potete facilmente vedere che la troponina tra risonanza negativa e risonanza inconsistente è uguale, oppure tra miocardite e ischemia non c'è una differenza statisticamente significativa. In altre parole, il movimento enzimatico ci aiuta molto poco nella diagnosi eziologica. E allora a questo punto guardate questo workflow. Pazienti che entrano con sospetto di miocardite. Applichiamo i criteri ESC per fare la diagnosi. Abbiamo tre gruppi di pazienti. Pazienti in cui le informazioni sono insufficienti, verde. Pazienti in cui in base ai criteri clinici escludiamo la miocardite, blu. Pazienti in cui in base ai criteri clinici siamo convinti che c'è una miocardite. Cosa succede in ciascun gruppo se andiamo a fare una risonanza?
In questi in cui i dati sono insufficienti, facciamo una risonanza, troviamo miocardite nel 44% dei casi e comunque infarto miocardico nel 10% dei casi, 8% per la precisione. Nei pazienti negativi per miocardite sulla base dei criteri clinici, se andiamo a fare la risonanza, cosa troviamo? 33% di casi di pazienti con infarto miocardico. Poi, se abbiamo una diagnosi certa di miocardite e andiamo a fare la risonanza, in realtà la risonanza esclude la miocardite nel 38% dei casi. E questi sono alcuni esempi. Il paziente con miocardite acuta con una risonanza chiaramente positiva, e questo è un paziente con una presentazione ischemica e che ha un latent assessment, invece qui potete vedere chiaramente di tipo ischemico. Quindi siamo convinti che la risonanza è robusta per la diagnosi, un cenno alla prognosi, e mi avvio verso la parte finale della mia presentazione. Bene, il latent assessment gioca un ruolo centrale nella prognosi dei pazienti. Nel registro itamico, nel registro coordinato dal gruppo di Pisa a cui abbiamo partecipato, e che è un lavoro coordinato come working group di risonanza cardiaca della Società Italiana di Cardiologia, pubblicato su JACC circa 2 anni fa, abbiamo preso risonanze di pazienti con miocardite consecutivi e abbiamo identificato 4 scenari clinici principali. Quelli che avevano un latent assessment subepicardico, quelli che avevano un latent assessment anterosettale middle wall, quelli che avevano latent assessment a 2 spot e quelli che non avevano latent assessment. Si può chiaramente vedere che la prognosi dei pazienti con latent assessment anterosettale risulta essere decisamente peggiore. Questo è un classico esempio di un paziente con latent assessment anterosettale, prognosi infausta, e questo è un paziente invece con un latent assessment chiaramente subepicardico e che ha mediamente una prognosi decisamente migliore. Ma anche in questo contesto il mapping aiuta, perché il mapping nel follow-up tende di fatto a essere associato man mano che si normalizza con una prognosi buona. Vedete questo paziente, presentazione iniziale e follow-up. Misuriamo il T2 mapping, misuriamo le zone di miocardio che hanno un T2 molto lungo, sopra gli 80 millisecondi, e le latent assessment. Potete vedere che in fase acuta il T2 è molto lungo di questo paziente a fronte di un latent assessment appena accennato. Nel follow-up sparisce sostanzialmente il latent assessment, rimane un residuo molto piccolo e progressivamente il T2 si va a normalizzare. Quindi è molto utile proprio nel follow-up dei pazienti. E se il T2 si riduce rapidamente nel follow-up, ebbene, questo è il più sensibile marker di predizione di una prognosi buona. Il paziente sta recuperando in maniera estremamente robusta. Vedete qui, se dividiamo il paziente in chi ha un tempo di rilassamento T2 non particolarmente lungo o particolarmente lungo, la prognosi dei pazienti cambia completamente, sia se consideriamo il valore medio del T2 di tutto il miocardio, sia se consideriamo le zone che hanno un valore di T2 che supera gli 80 millisecondi. Infine, per la prognosi, la risonanza non è solo robusta perché identifica l'LGE come predittore di eventi, identifica il T2 come marker di regressione di patologie, ma anche perché studia molto bene il pericardio. E avere una miocardite che coinvolge il pericardio o meno cambia esso stesso la prognosi. Perché, come dimostrato sempre in questo sottostudio dell'ITAMI, abbiamo visto che quando il pericardio è coinvolto, la prognosi del paziente è decisamente peggiore rispetto a quelli che fanno miocardite e basta, senza coinvolgimento anche del pericardio. E infine il follow-up. Attualmente sul follow-up le idee non sono chiarissime, non c'è una chiara strategia di con che timing andiamo a seguire quelli che sono i pazienti. Però sicuramente adesso iniziamo a capire qual è la tecnica migliore per seguire i pazienti. Noi possiamo vedere le tenanze, possiamo vedere il tempo T1 o il tempo T2 del miocardio. Vediamo come si comportano nel follow-up. Il tempo T1, come potete vedere, scende progressivamente sia a livello globale che a livello regionale. Quindi, man mano che il processo passa, il tempo T1 si accorcia progressivamente. La stessa cosa vale per il tempo T2 del miocardio. Si riduce sia quello globale di tutto il ventricolo di sinistra, sia quello regionale della zona interessata dal processo flogistico. Ma se andiamo a mettere le due cose insieme, possiamo vedere che nella fase acuta T1 e T2 risultano essere sovrapponibili in termini di performance, ma man mano che il processo tende solitamente a scendere, il T2 a scemare, il T1 si normalizza e il T2 tende a rallentare più lentamente. Tutto questo per dire che il T2 è probabilmente superiore al tempo T1 per il follow-up dei pazienti. Guardate questo esempio molto carino, follow-up 0, follow-up al timeline 1 e follow-up alla timeline 2. L'edema va progressivamente scemando,
il latent è sempre poco, guardate come si comporta praticamente il T2 e il T1. Nella zona della miocardite il T2 è molto lungo e mano a mano, vedete la zona verde chiara, mano a mano che si normalizza il verde chiaro sparisce e il miocardio torna a diventare nero. E lo stesso vale per il T1. La zona patologica è rosso fuoco come il blood pool e mano a mano che il processo regredisce tende solitamente a regredire il rosso e il miocardio torna a diventare nero. Quindi tecniche quantitative di follow-up del dato. E se andiamo a vedere le varie tecniche tra di loro, come vi dicevo, il T2, linea nera, è la tecnica più sensibile per monitorare l'evoluzione prognostica del paziente. Mi avvio quindi a quelli che sono sostanzialmente i messaggi principali che dobbiamo portare a casa e poi ovviamente sono aperto per eventuali domande o curiosità. La risonanza è tecnica estremamente robusta per la diagnosi della presenza di miocardite. E lo può fare tranquillamente con le tecniche standard che comprendono la identificazione dell'edema, vasodilatazione e fibrosi. Questi sono, per intenderci, i cosiddetti Lake-Lewis criteria, 2 di 3. Ovvio che però, se vogliamo aumentare la sensibilità dei Lake-Lewis criteria, l'aggiunta del mapping T1 e T2 aumenta notevolmente la performance diagnostica, soprattutto nei pazienti in cui la presentazione non è infarct-like, ma è tipo scompenso cardiaco o presentazione di tipo aritmico. Il mapping è molto importante poi nel follow-up dei pazienti, perché sono marker quantitativi di progressiva regressione della patologia e da questo punto di vista il mapping T2 risulta essere estremamente sensibile per vedere il miglioramento del paziente. E quindi io concluderei con un auspicio che se dobbiamo porci il problema di quando fare una risonanza in una miocardite, il mio suggerimento, estremamente ovviamente un po' radicale potrebbe sembrare, è che la risonanza nei sospetti di miocardite vada fondamentalmente sempre eseguita. Concludo solo con un paio di comunicazioni. Come Società Europea di Cardiologia ricordo due eventi molto importanti che si terranno a maggio, il 2, 3, 4 maggio a EuroCMR, il congresso europeo di risonanza cardiaca, dove è possibile certificarsi, fare l'esame per la certificazione europea di risonanza cardiaca, e poi il congresso di Lisbona di TAC cardiaca e di medicina nucleare dal 12 al 14 maggio. Ricordo anche che abbiamo lanciato all'ultimo EuroEco Imaging la certificazione ESC di TAC cardiaca, che era l'ultima che mancava nel portafoglio della Società Europea di Cardiologia. Il primo esame si è tenuto a Milano durante EuroEco Imaging, il prossimo esame sarà a Parigi durante l'ESC, per cui tutti coloro che sono interessati a accreditarsi sono i benvenuti. E volevo chiudere ringraziando tutto il gruppo del Monzino, un team fantastico di medici, tecnici, infermieri, specializzati che contribuiscono alla intensa attività scientifica di cui il Centro Cardiologico Monzino si è sempre fatto portatore. E infine ricordo anche i nostri training corsi di formazione in TAC e risonanza residenziali al Centro Cardiologico Monzino. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Non sento, vedo la dottoressa Petulla parlare, ma non sento. Non sento. Adesso? Sì, adesso sento perfettamente. Benissimo, grazie per la presentazione precisa, puntuale ed esaustiva come sempre. È arrivata una domanda, mi chiedono nel follow-up dopo quanto tempo nel caso di una miocardite positiva bisogna fare il controllo con la risonanza magnetica e se comunque nel caso di troponinosi vale sempre la pena effettuare una risonanza magnetica. Allora, parto dalla seconda domanda perché è propedeutica alla prima. Nel caso di troponinosi, se sempre è necessario farlo, tendenzialmente sì, perché recentemente la Società Europea di Cardiologia ha codificato appunto il setting clinico del cosiddetto MINOCA, dell'infarto miocardico a coronarie sane, nel quale la risonanza è altamente consigliata perché in assenza di quella noi non siamo in grado di fare diagnosi differenziale tra i tre scenari clinici, soprattutto miocardite o infarto miocardico, nonostante le coronarie siano sane. È un po' meno probabile la diagnosi di tacco tubo perché ha delle presentazioni un po' differenti. E io quello che aggiungo a questa codifica è che nel MINOCA spesso noi suggeriamo anche di se la risonanza viene fatta ed è positiva per infarto miocardico, nonostante l'angiografia coronarica sia negativa, noi consigliamo molto spesso, almeno nel follow-up, ad eseguire una TAC coronarica, perché è molto tecnica, molto più sensibile per la diagnosi di aterosclerosi subclinica, perché molto spesso dietro una coronarografia normale c'è un bardine aterosclerotico che giustifica l'infarto che vediamo in risonanza.
Quando farla? Allora, tendenzialmente la miocardite quando si presenta è un quadro clinico acuto e quindi la risonanza deve essere fatta presto, il prima possibile. Se la risonanza è positiva e fa diagnosi di miocardite, dipende ovviamente dallo scenario clinico. Se siamo già al baseline di fronte a delle features associate con una prognosi buona, quindi praticamente un edema scarso, edema presente ma scarsissimo o assente, late enhancement, eccetera, funzione sistolica normale, la prognosi di questi pazienti è molto buona, per cui non c'è una timeline precisa, ma possiamo decidere più o meno quando vogliamo perché i rischi di eventi sono molto bassi. Viceversa, se abbiamo le features di rischio, già late enhancement, tempi di T1 o T2 molto lunghi, noi tendenzialmente ripetiamo la risonanza, soprattutto se la funzione sistolica si sta riducendo abbastanza presto, quindi a 4-6 settimane diamo già un secondo sguardo al cuore di questo paziente. Ovviamente tutta la timeline cambia se addirittura la funzione sistolica va a deprimersi rapidamente, perché ovviamente siamo di fronte a quadri molto più acuti e a quel punto la situazione cambia. Grazie, grazie ancora. Possiamo chiudere? Ci sono altre domande? Ne ho una io. Nel caso in cui i pazienti arrivano con una frequenza cardiaca non ottimale, quindi elevata o addirittura aritmica, come possiamo comportarci per evitare di portare a termine l'esame in maniera soprattutto diagnostica? Allora, tenete presente che la frequenza elevata, ovviamente sono frequenze molto elevate, non è tendenzialmente un problema, almeno per i Lake-Lewis criteria, lo è in parte, può influenzare un attimino la misura del mapping. Ovviamente se il paziente può essere un pelino bradicardizzato lo si può fare, ma non è mai un problema principale, importante. Il quadro aritmico, soprattutto l'extrasistolia ventricolare in generale, è un problema per quanto riguarda questi pazienti, sia se il paziente viene per un sospetto di miocardite, sia ad esempio in altri contesti clinici quali cardiomiopatie con extrasistolia ventricolare o meno. Ovviamente la possibilità di pretrattare farmacologicamente, stabilizzare il ritmo è la strategia migliore, quindi in base al contesto clinico o un pretrattamento finalizzato alla stabilizzazione o economiodarone, se la logistica lo consente anche in acuto con antiaritmici di classe 1C, è consigliabile farlo, perché il problema principale è che un'acquisizione in aritmia tende a abbassare notevolmente la sensibilità della tecnica e quindi il pretrattamento farmacologico è solitamente consigliato. Grazie, un saluto e a presto. Grazie a tutti voi per l'attenzione, un saluto al professor Indolfi che ringrazio, un saluto alla cara amica dottoressa Petullà. Ciao Gianluca. Buona giornata a tutti, grazie. Grazie, arrivederci.